torna abilità al plurale, sicuramente una iniziativa che noi riteniamo importante, abilità al plurale 3, quindi parliamo anche di un impegno economico significativo perché sono 15 milioni di euro. Abbiamo l'obiettivo di coinvolgere almeno 1000 persone, 1000 giovani coinvolti. Il vecchio bando prevedeva un'età del minimo dei 18 anni, qua scendiamo a 16 anni, quindi vogliamo andare ancora più a fondo per coinvolgere ragazzi, dare loro opportunità. Andiamo a toccare quei settori dove ci sono delle difficoltà, dove ci sono ad esempio donne che hanno subito maltrattamenti e quindi devono rifarsi anche una vita e quindi devono, come dire, professionalizzarsi per inserirsi nel mondo del lavoro. Parliamo anche di ragazzi stranieri che giustamente vivendo da noi devono anche imparare la lingua italiana e formarsi anch'essi per entrare nel mondo del lavoro. Mi immagino in un cantiere edile dove servono ovviamente formazioni, competenze e conoscenza della lingua. Quindi tante realtà che verranno coinvolte. Mi fa anche piacere ringraziare le prefetture con le quali, in particolare quella di Genova, c'è stata una collaborazione per toccare quelle cosiddette fasce deboli che meritano attenzione da parte delle istituzioni, e quindi parte questo bando. Le domande potranno arrivare a partire dai primi giorni di settembre fino ad ottobre, e noi cerchiamo di raccogliere, e anche nel caso dovessero i nostri fondi non essere sufficienti, gli anni scorsi sono stati più che sufficienti, anzi addirittura un po' sono avanzati, noi siamo pronti anche a rifinanziare, perché veramente non è per noi solo uno slogan che nessuno debba rimanere indietro, ma è proprio la volontà di aiutare chi è maggiormente in difficoltà.